Italia si diffonde l'allarme per l'uso illegale di fentanyl, potentissimo farmaco oppioide. La droga degli zombie. Il fentanyl, un potente anestetico che negli Stati Uniti, pensate, ha causato già 100.000 morti. Per la prima volta è scattato il Piano Nazionale di Prevenzione. Micidiale droga con effetti letali. Tra le più dannose. Centinaia di volte più potente dell'eroina. Buongiorno e bentornati a Restart, oggi parliamo di periferie, di sicurezza e di un nuovo killer che negli Stati Uniti ha già fatto una strage e che è arrivato qua in Italia. Parliamo di una droga letale, il fentanyl, ne parliamo con i nostri ospiti, però prima fatemi vedere i nostri inviati che sono già pronti. Vedo Luca Colantoni, Luca. Sì, buongiorno Annalisa, io sono a Milano, zona Rogoredo, periferia sud. Questo che vedete alle mie spalle è il famoso boschetto, bonificato più volte, ma in realtà è una delle piazze di spaccio più importanti di Milano e tristemente famose. Qua cosa succede? Ci si droga, purtroppo ci sono spacciatori, ma c'è anche chi vuole aiutare i tossicodipendenti in preda a questa dipendenza. Ne parliamo dopo. Il titolo del collegamento per un mantra fedele a Don Coluccia, che t'ho spoilerato un ospite, è semplicemente stare al fianco degli invisibili. Grazie Luca. Ilenia Bonviso. Sì, buongiorno Annalisa, io sono invece a Roma, nella zona est, precisamente a Villaggio Falcone, e il nostro titolo di oggi è Qui c'è il Far West, ma nel vero senso della parola, dopo vi racconteremo meglio. Grazie Elena. Di quello che volevo parlare. Grazie, allora benvenuto Aldo Cazzullo, scrittore, vice direttore del Corriere Sera, benvenuto. Federico Rampini, buongiorno. Giornalista, scrittore, sei in libreria con un nuovo libro, edito da Solferino, adesso lo vediamo in grafica, Il nuovo impero arabo, come cambia il Medio Oriente e quale ruolo avrà nel nostro futuro. Un tema molto importante di cui purtroppo che lo sarà per lungo tempo. Andrea Mancia, direttore dell'Opinione, bentornato. Buongiorno. Ciao Andrea. Margherita Basso, ciao Margherita. Vogliamo ricordare la nostra mail? Senz'altro, buongiorno a tutti. Ricordiamo la nostra mail, leggeremo le vostre testimonianze, la vedrete in sovraimpressione. restart@rai.it. Scriveteci. E in collegamento abbiamo Isabella Tovaglieri, europarlamentare della Lega, bentornata. Grazie, buongiorno a voi. E Simona Pichini, direttore Centro Nazionale Dipendenza e Doping dell'Istituto Superiore di Sanità, benvenuta. Buongiorno. Allora, noi partiamo da qui perché il tema delle periferie e della sicurezza è un tema, oltretutto spesso anche di campagna elettorale, ora mancano pochissimi giorni all'elezione, però è un tema che purtroppo affligge l'Italia dal nord al sud. E noi cominciamo con il tema della droga, che purtroppo le criminalità organizzate vivono di droga, traffico di droga, e vedremo anche come nelle case, entrano nel racket delle case abusive e case appunto pubbliche, purtroppo comunali. Quindi cominciamo dal fentanyl, che purtroppo, dico purtroppo, da poco è stato scoperto che è anche in Italia. E quanta ce n'è? Ce lo racconta la nostra Valentina Noseda. La chiamano la droga degli zombie, ma il suo nome è fentanyl e quelli che vedete sono i suoi effetti devastanti. Pensate che per morire bastano appena 3 mg di questo potente analgesico che negli Stati Uniti uccide 100.000 persone ogni anno e che ora fa paura anche in Italia. Nulla, mi devasta proprio completamente, siamo zombie. Uno sballo al prezzo della vita che si compra per pochi euro, persino sul web. Ha effetti molto efficaci contro il dolore, tant'è che viene utilizzato sia in camera operatoria. Ci sono dei medici che hanno accesso ai farmaci e possono usarlo. Noi abbiamo curato, stiamo curando un collega che ha avuto accesso al fentanyl. Pochi giorni fa qui in Italia è stata trovata questa eroina tagliata con il fentanyl. Che cosa significa? Che aumenta il potere della sostanza. E agisce in quantità infinitesimali.
Cioè in un'unghia lei può fare una overdose. Insomma, un mercato senza scrupoli, come ci racconta uno degli ospiti della struttura. Ma senti proprio che è sporca. Comunque quando la prendi attraverso le vene, comunque ti arrivano delle spillate alla testa. Senti un calore differente di quello che ti dava l'eroina degli anni 90. Quella di prima ti anestetizzava le sensazioni. Questa ti anestetizza sia sensazioni che corpo. Tu hai iniziato molto giovane, mi hai detto? Sì, a 14 anni. Adesso ne ho 47. Per te l'eroina che cosa rappresentava? L'evasione da tutto. È ciò che cerca anche chi frequenta questo parco nella periferia a est di Roma, dove il fentanyl a quanto pare è già una realtà. Stanno togliendo l'eroina col fentanyl. E questo lo so perché mi sono fatto dal test e dal CERT. Se vuoi ti faccio vedere pure la foto. Ah, il CERT ha dato questo test per capire se nell'eroina che usi c'era il fentanyl. E c'è il fentanyl là qui. Sì. Tu però l'avevi già provato. Come stick, o in fialette o in pasticche. Serve una ricetta. Serve una ricetta medica e te lo danno. L'ultima volta che ti sei fatto? Sotto poco fa. E tra quanto avrai di nuovo l'esigenza di rifarti? No, quello pure fra due o tre orette. Le droghe sintetiche sono il killer numero uno degli americani tra i 18 e i 45 anni. E quello che succede in America, in genere, poi succede pure in Italia. Do il benvenuto a Don Antonio Coluccia, prete simbolo alla lotta contro lo spaccio e la criminalità organizzata. Grazie di essere venuto, Don Antonio. Vengo subito da lei. Cioè, come ci difendiamo di fronte a un killer del genere? Lei conosce bene le periferie e sa il tema, quanto è importante e cruciale il tema della droga in queste zone. È importante non creare due mondi, perché nella città per tanto tempo hanno creato due mondi. Un mondo fatto di loro e un mondo fatto di noi. Le periferie vanno abitate perché è l'inizio della città, non è la parte finale di una città, e laddove c'è degrado e abbandono, dove la droga non è una conseguenza ma è la causa di un degrado e di un abbandono che è gestito dai clan in questi territori, laddove poi avete anche voi accennato al tema anche del racket e delle case occupate. In questi territori bisogna portare la cultura della bellezza che si chiama alternativa sociale per questi territori, perché se non si porta alternativa, la droga lì è diventato un linguaggio, è una password per chi vuole evadere da questa società e poi si affoga. Quindi secondo me questi giovani vanno anche motivati, ma la vita di questi giovani deve essere anche abitata soprattutto anche da noi, non soltanto dalle famiglie, ma soprattutto anche dalle agenzie educative sui territori che devono funzionare. Perché dico questo? Perché lì abbiamo visto delle immagini e ho visto lì Tor Bella Monaca, per esempio, no? Immaginate che proprio lì nel parco veniva chiamata la cosiddetta grotta del buco. C'era una piccola grotta che ci sono entrato dentro perché sono abituato a vedere con i miei occhi, a toccare con le mie mani, come direbbe Gesù nel Vangelo, e immaginate all'interno di questa grotta le condizioni igienico-sanitarie. Lì si fumavano il crack, si bucavano, in condizioni veramente, non so come neanche trovare il termine giusto per spiegarlo. Quindi non c'è il rispetto della vita, c'è bisogno di una nuova cultura della vita. La droga è una cultura di morte. La droga. Ed è importante ricordarlo, dico anche nelle scuole, perché questo andrebbe nelle scuole, la società, i presidi. Vengo subito a te, Federico, perché noi parliamo anche di questo fentanyl, che è una droga. Tu sei stato corrispondente, cioè sei tuttora dall'America, e lì è veramente un problema. La chiamano la droga degli zombie, ha fatto oltre 100 milioni di morti. Stiamo parlando 100 di una. 100.000 all'anno. Se 100.000 morti, volevo dire, scusa. Anzi, c'è chi dice anche 200.000. Quindi dai 100 a 200.000, perché molti non si riescono neanche a capire quanto Dunque, è pericolosa. Intanto, collegandomi a quello che tu dicevi in apertura, anche in America è un dramma che ha riflessi elettorali, perché a Biden viene addebitato di non essere riuscito a fermare il traffico che viene dalla Cina, perché c'è una triangolazione, le materie prime del fentanyl, proprio i componenti chimici vengono esportati da laboratori cinesi verso il Messico e poi i narcos. Adesso sì, perché c'è stato l'accordo tra Cina e Biden. È sempre stato un traffico che aveva questo
deviazione attraverso il Messico, dove poi i narcos si occupano della elaborazione finale del prodotto e della distribuzione sul mercato. Nonostante quell'accordo Biden-Xi Jinping che fu raggiunto a San Francisco nel novembre dell'anno scorso, non risulta che i flussi di fentanyl siano veramente diminuiti. È una droga che non costa niente, costa pochissimo. È quello il tema. È una droga trasversale, perché la prendono i poveri, i ricchi e tutti quanti. C'è poi un altro tema, che anche questo è un tema culturale e politico al tempo stesso, che ha a che vedere alla fine pure con la campagna elettorale, cioè l'ennesima crisi da tossicodipendenze in America segna un po' il punto più basso di un esperimento che dura da più di 50 anni. Cioè è negli anni 60, con la cultura degli hippie, che un pezzo di mondo progressista si impadronisce dell'illusione dei paradisi artificiali, le droghe come una forma di libertà. Questo ha portato, lo ricordo, l'origine del movimento hippie, la California, l'estate dell'amore, eccetera. Sì, però qui andiamo oltre, perché cos'è rimasto di quello? È rimasto che in molte zone degli Stati Uniti, per esempio, è impossibile curare un tossicodipendente contro la sua volontà. È un dogma, tra virgolette, progressista, perché non si vede cosa ci sia di progressista, e questo fa sì che anche il degrado sociale di città come San Francisco, lì è proprio Los Angeles, una grossa percentuale del problema degli homeless è legato alle tossicodipendenze, e non si riesce a intervenire finché non si aggredisce questo dogma, che in qualche modo è rimasto incollato alla sinistra americana, che il tossicodipendente, se vuole rimanerlo per sempre, se vuole distruggersi per sempre, è un diritto sacrosanto e nessuno lo può forzare a curarsi contro la sua volontà. Questa è una delle ragioni per cui diventa anche un tema di campagna elettorale, perché lo spettacolo di degrado estremo degli homeless che invadono New York, Los Angeles, Philadelphia, viene anche addebitato a Biden e a tutto quello che lui rappresenta nella storia degli Stati Uniti. Assolutamente. Una domanda alla dottoressa Pichini, no? Questa nuova droga, quanto è pericolosa, una droga sintetica? E poi come diceva Federico Rampini, bastano delle piccolissime quantità e soprattutto il prezzo è veramente molto basso, e poi si usa anche nella medicina normale, cioè nei farmaci, sono dei cerotti, insomma, gli altri farmaci che vengono anche dati. È così? Allora, facciamo alcune precisazioni. Il fentanyl è un anestetico utilizzato negli ospedali, nelle chirurgie, è un anestetico che funziona molto bene ed è anche un antidolorifico utilizzato nel dolore terminale, nel dolore oncologico. È vero che essendo 100 volte, fino a 1000 quando ci sono i suoi analoghi più potente della morfina, è da 100 a 1000 volte anche più tossico. Voglio ricordare che il fentanyl viene utilizzato o al posto dell'eroina o come taglio dell'eroina, per renderla più efficace a meno prezzo. Abbasso un po' il prezzo e la rendo addirittura più efficace. E voglio dire che l'eroina o il fentanyl diventano la droga degli zombie quando come taglio c'è la xilazina. È la xilazina che fa diventare queste sostanze la droga degli zombie. Sì. La xilazina è un anestetico veterinario. Certo, che agisce in maniera sinergica, certo, con gli altri due. Insomma, comunque è una droga e bastano 2 mg, è veramente letale, quindi ricordatevi, stiamo attenti e soprattutto... Guardi, vado un attimo dal nostro Luca Colantoni, perché lì è una zona a Milano, cioè il famoso parco dello spaccio, cioè dove molte volte abbiamo inaugurato alberi piantati, luci nuove, eccetera, ma continua ad esserci il problema. È così? Rogoredo. Sì, è così, Annalisa. Il problema resiste purtroppo qui a Rogoredo, periferia sud di Milano. Il boschetto alle mie spalle è stato più volte bonificato, ma resta comunque una piazza di spaccio importante. Nonostante la bonifica, ora cosa succede? Vi faccio vedere proprio semplicemente cosa accade. Gli spacciatori scavalcano questo guardrail e si dirigono qui, in questo varco che si sono aperti loro stessi
per trasportare il boschetto dentro l'area della stazione, quindi anche in zona oltre altamente pericolosa, anche vietata. Qui alle mie spalle c'è lo spaccio vero, c'è il via vai dei tossicodipendenti che poi camminano, come dicevate voi in studio, come degli zombie, perché il fentanyl dovrebbe essere arrivato anche qua, su questa strada che è altamente pericolosa perché è a scorrimento. Cosa succede il mercoledì sera? Il mercoledì sera qualcuno vuole aiutare queste persone, questi tossicodipendenti, vuole cercare di farli uscire da questo tunnel, ed è il team Rogoredo. Ne parlo con Paola. Paola, voi fattivamente cosa fate? Allora, ci si trova tutti mercoledì sera qui in qualsiasi stagione con qualsiasi agente atmosferico. Scusami se ti interrompo, la regia ha anche un video di quello che accade il mercoledì sera che stiamo vedendo. Perfetto. E ci si trova proprio per essere al fianco di queste persone invisibili alla società. E ci si trova per dare loro ristoro, quindi un grande fast food ci dona panini, yogurt, acqua. C'è sempre tè caldo, ci sono altri dolci, altri alimenti. Sì. Poi c'è anche la possibilità di donare dei vestiti, scarpe, coperte, zaini, tutto quello che può servire a loro. Ma è proprio, c'è anche la biblioteca a cui loro sono molto affezionati, ogni libro ha una dedica e loro a volte li guardano e li scelgono con cura. È proprio per essere al loro fianco. Tutti i mercoledì sera passano tra i 70 e i 100 ragazzi, perché la media è veramente bassa. Ecco, Paola, gli aiuti non hanno né colore né percentuali, ma in percentuale italiani e stranieri. Ci sono sicuramente tanti stranieri, ma c'è una buona percentuale di italiani. Di ragazzi come media di età saranno tra i 25 e i 35 anni, ma ce ne sono anche molto più piccoli. Per loro è un appuntamento. Sì, Annalisa. Un appuntamento importante, però io tante volte abbiamo sentito varie amministrazioni comunali, no, locali, che dicono abbiamo bonificato il parco, adesso è tutto a posto, perché poi ci sono persone che hanno anche paura la sera ad andare in quel parco. Perché invece non si riesce a sradicare questo problema, secondo loro che ci vivono, in questo, che vengono spesso e che lo frequentano? Perché comunque sia non ci sono i servizi, la società non offre un'alternativa, quindi comunque loro si cercano gli spazi, non sono più nel boschetto, sono nella ferrovia. L'idea di essere qui è anche per riuscire ad essere vicini a loro e magari tempestivamente riuscire ad aiutarli a recuperare la loro vita. Spesso ci sono ragazzi che arrivano, richiedono l'aiuto, hanno voglia di essere aiutati, ma i servizi non sono così tempestivi, mentre ci sono ragazzi che passando di qua il mercoledì sera poi sono entrati in comunità e hanno cercato di migliorare la loro vita. Annalisa, poi torniamo da Paola. Grazie per lo straordinario lavoro, intanto faccelo dire, di queste persone, di queste associazioni che veramente aiutano molto il territorio. Onorevole Tovaglieri, vado subito dalla politica, perché insomma l'accusa viene fatta alla politica che abbandonano questi territori spesso e volentieri, cioè non c'è nessuno, cioè da una parte a Roma Don Coluccia che batte tutta Italia praticamente, dal centro al sud, e lo vedremo anche altre zone, ci sono queste associazioni, però spesso le persone si sentono sole, cioè è come se lo Stato non ci fosse. Ma io credo che invece un messaggio in forte controtendenza sia arrivato da questo governo, un segnale significativo e al contempo simbolico, perché ovviamente Caivano non è tutta Italia, ma in ogni caso lo Stato, il governo, le istituzioni hanno voluto esserci, hanno voluto manifestare la loro solidarietà, ma la loro presenza fattiva, e credo che l'inaugurazione del parco sportivo a Caivano sia la dimostrazione di un governo attento che non butta la polvere sotto al tappeto, perché devo dire che il tema della droga in particolar modo è un tema di cui si parla veramente molto poco, e se ne parla come se fosse una sorta di calamità che accade a prescindere dalla volontà di tutti noi, quando invece ci sono delle responsabilità ben precise. Giustamente la politica deve fare la propria parte, visto e considerato che poi è un problema che affligge soprattutto ormai persone di età veramente molto bassa, ed è anche significativo
significativo che ci sia anche un contesto geografico preciso. Ai tempi la droga si diffondeva nelle grandi metropoli, oggi è esattamente l'opposto, oggi si diffonde soprattutto nelle province e quindi è lì che lo Stato ci deve essere. È lì che ci devono essere le istituzioni. Bene che il decreto Caivano abbia quantomeno semplificato le procedure di affidamento degli immobili confiscati da dare agli enti del terzo settore, che sono un presidio essenziale e fondamentale in collaborazione con lo Stato sul territorio. Allora, Aldo Cazzullo, il decreto Caivano, insomma l'esempio di Caivano dove una periferia è recuperata, però quante Caivano ci sono e soprattutto è un modello sostenibile, perché insomma a Caivano è stato fatto un investimento molto importante anche economico, però sì, magari dice, uno, anche ma perché le forze dell'ordine sono sempre quelle. Cioè, non è che sono di più, ma infatti guarda che appunto cioè, non è un problema di soldi. A Caivano c'era stato un drammatico fatto di cronaca che quindi ha attirato l'attenzione dei media, che però dovrebbe essere moltiplicata per 100, per 1000. Guarda, io ti posso raccontare da cronista l'esperienza che ho vissuto. Mi è capitato di passare delle notti sulle volanti dei carabinieri, della polizia a Napoli, a Bari, a Palermo, a Catania, anche a Milano. Quando si arriva sulle piazze di spaccio c'è sempre la vedetta che lancia il segnale convenuto e improvvisamente spariscono tutti. Ovviamente poi i carabinieri e i poliziotti usano anche autocivetta, quelle sono più efficaci. Però c'è un problema anche di repressione, diciamolo pure, perché lo spaccio è un reato, quindi non serve una nuova legge, bisogna applicarla e le forze dell'ordine fanno miracoli e non sempre poi si riesce a tenere in carcere quelli che vengono arrestati. Ma poi c'è un fatto, come diceva padre prima, e un fatto di agenzie educative, diceva la chiesa, la scuola. Guarda, ci sono due modi per dare un orizzonte a questi ragazzi che non sia la droga. Uno è la cultura e l'altro il lavoro. Quindi la scuola, che deve, secondo me, più che trasmettere saperi, suscitare curiosità. Cioè farti capire che la vita è piena di cose da scoprire, da fare, non ti puoi buttare via così. E l'altra è il lavoro. Tanto il lavoro ti tiene occupato, il lavoro ti dà dignità, ti dà un ruolo, ti fa capire chi sei, che responsabilità hai. E poi la dignità del lavoro che dobbiamo riconoscere, il lavoro in Italia paga, a volte non si trova, a volte non si trovano le persone disposte a lavorare, a volte è pagato troppo poco, la scuola è il lavoro, è così che li tiri fuori. Però poi, il vero problema lì è questo, scusami, ti ho interrotto. No, prego. No, il problema è che la criminalità ti dà il lavoro. Certo. Cioè, non Coluccio, lei parla di welfare criminale, welfare in queste limite. Zone, ma cioè in... loro danno lavoro, questo è il problema. Scusa, ma dobbiamo dire la verità, no? Se per 50 anni non c'è stato mai nessuno, se noi li lasciamo così, e il loro futuro quale sarà? Nel momento in cui lo Stato crea dei vuoti istituzionali, i clan li occupano e danno il loro welfare. Qual è il loro welfare? Immaginate che un ragazzo che lavora su una piazza di spaccio per un turno barra 8-12 ore a seconda delle piazze di spaccio guadagna dalle 100 alle 150 euro. Quindi quando guadagna poco guadagna 500 euro a settimana. Quindi voglio dire, c'è un PIL, se vogliamo, che loro alzano. E attenzione, se nell'eventualità quel ragazzo viene arrestato, il clan dà l'assistenza legale e a settimana passa la famiglia dell'arrestato circa dalle 250 euro barra 300 euro, a seconda poi del grado che ha all'interno anche dell'attività di spaccio. Se, come dire, se invece poi c'è un altro aspetto importante, che questo è trascurato, attenzione, i clan su questi territori agiscono, come dire, in maniera intelligente. Loro, tutto ciò che sono le case popolari, che siano ad esempio a Roma Ater o ERP, alcuni immobili loro hanno la capacità di poterli gestire perché devono manifestare il loro potere criminale, quindi creano consenso all'interno di questi quartieri. Ecco perché è importante portare la cultura della bellezza. Noi abbiamo sperimentato, se si porta la cultura della bellezza, se si creano alternative sociali, chiaramente il lavoro... Ma ci vogliono i soldi anche però, Vabbè, bisogna, scusate, ma cioè, voglio dire una cosa, investimenti... quelle persone che abitano lì sono cittadini, appartengono alla Costituzione, non è che appartengono. Vorrei solo una nota dissonante, diciamo, facendo per un salto in un'altra parte del mondo, cioè i due terzi del pianeta non hanno questo problema e purtroppo una delle ragioni è un tema totalmente tabù in Occidente, è che il proibizionismo funziona. Allora, dall'Arabia Saudita, di cui parlo nel mio libro, fino alla Cina, dove sono tornato un mese fa, non esistono problemi sociali di tossicodipendenza. Eppure c'è la disoccupazione. In Cina c'è un 21% di disoccupazione giovanile. I giovani cinesi non passano una bella stagione, molti se ne stanno a casa, magari si intontiscono di videogame nell'attesa di trovare un posto di lavoro, però non si drogano.
purtroppo regimi autoritari. Ho citato due ora paesi. Io preferisco non essere onorevole. Forse preferiamo, ma perché noi non stiamo morendo, sì, però perché noi non stiamo morendo o non abbiamo figli che muoiono di overdose. Attenzione, cioè una terapia autoritaria come quella di, ho citato due paesi diversissimi, un regime monarchico islamico come l'Arabia Saudita, la Cina comunista, in mezzo c'è tutta un'altra varietà, però nella quella parte del mondo che ha deciso che la droga non entra. Il proibizionismo funziona, poi ci sono dei prezzi da pagare. Ora qui manca qualcuno che vorrebbe legalizzare, dobbiamo un ospite con cui aprire gli occhi ti voglio invitare un'altra volta, perché ti voglio mettere dall'altra parte qualcuno che la pensa esattamente al contrario. Onorevole Tovaglieri, vengo da lei, però prima mi faccio andare dalla nostra Ilenia Bonviso, perché Ilenia Bonviso è in una periferia romana, perché è andata là a fare il collegamento, una periferia che Don Coluccia conosce molto bene. L'ha definita nel titolo un far west, e vorrei sottolineare e ringraziare i carabinieri che hanno circondato la zona, perché è estremamente rischioso per tenerla salva. Cioè, la stiamo parlando che sono le 10 di mattina e la nostra inviata è là e per fare il suo lavoro è circondata dai carabinieri e doveva avere un gruppo molto nutrito di un'associazione. Le persone non sono andate, c'è una signora, adesso le voglio dare la parola e ringraziarla, perché hanno paura. Hanno paura di denunciare una situazione del genere, e questo succede a Roma alle 10 di mattina. Ilenia. Sì, Annalisa, infatti è proprio come dicevi, perché qui è pericoloso sostare, cioè rimanere anche qui. Prima abbiamo parlato anche con dei cittadini che passavano, con dei residenti che ci hanno detto di quanto hanno paura anche solo ad affacciarsi dal balcone. Per fortuna noi oggi abbiamo, appunto, ringraziamo, come anche hai detto tu e lo rifaccio anche io, le forze dell'ordine, la Polizia di Stato e i Carabinieri. In fondo a questa strada, la scorsa settimana, una signora di 81 anni, in macchina con una sua amica, è stata colpita alla schiena da un proiettile vagante. E quello che potete vedere lì accanto è un circolo sportivo dove dei bambini stavano giocando a quell'ora a calcio, come mi raccontava appunto l'assessore del Guerra, che hanno avvertito questi spari. Questo è qui i cittadini, anche prima delle signore che stavano andando al mercato, ci hanno detto che hanno proprio paura ad uscire, paura ad affacciarsi al balcone. Una signora ci diceva: ho perso mio marito 2 anni fa e io da quel momento non riesco più ad uscire di casa da sola. È così, ci racconti anche lei qual è la situazione, perché lei è assessore al 6° municipio. Ma oltre ad essere assessore è anche una residente. Sì, io sono residente qui nel quartiere accanto, ma quello che succede qui è qualcosa che comunque crea problemi in tutta la zona. Però ovviamente il problema più grosso è qui, dove siamo adesso, in mezzo a queste case, dove le persone hanno paura ad uscire perché si trovano sotto le finestre ragazzi che spacciano, quindi non si può passare. I ragazzi ci hanno raccontato adesso, le signore che camminavano, appunto, hanno questi ragazzi seduti sui muretti, la sera devi chiedere permesso, cioè sì, gentili, però abbiamo paura di trovare un ragazzo di fronte, non sai come reagire, io sono una persona anziana. Quindi, come ci hanno anche spiegato un po' qual è stata l'evoluzione del quartiere, appunto, appena sposati, arrivati qui, uscivano, adesso c'è veramente paura di uscire la sera. Ci raccontavano anche, appunto, come anche mi raccontavi tu, che qui veramente, Annalisa, da piccolissimi iniziano a spacciare, e questo ce lo stava proprio raccontando l'assessore del Guerra. Sì, è un problema che poi si riscontra anche all'interno delle scuole, parlando con i bambini. Ovviamente qui ci sono nuclei familiari dove l'unica fonte di guadagno è veramente lo spaccio, quindi i bambini sono abituati a vedere quello come un lavoro, poi comunque è denaro facile, quindi ovviamente un ragazzino che si trova ad avere ingenti somme di denaro non può che esserne felice. Però poi non si rendono conto di quanto la vita possa rovinarsi per questo, e anche poi il rapporto con le forze dell'ordine, cioè sono bambini che hanno visto magari anche arrestare i propri genitori, quindi anche vedere un carabiniere che loro definiscono appunto guardie infami, ma perché si sono visti portare guardie i genitori infami. Perché nella loro ingenuità da piccolini non sanno, sì, guardie infami, ne parlavamo proprio nella scuola qui accanto qualche giorno fa, la Morvillo Falcone, nella giornata della legalità. Ne ricordo del giudice Falcone, si parlava con i bambini proprio di questo. Ci sono bambini che pensano questo, perché questa è la realtà nella quale loro vivono. Grazie assessore. Io crescere nell'illegalità. Grazie assessore, io su questo vorrei farvi vedere una clip, una piccola clip rispetto alle guardie infami. Guardiamo insieme, guardiamola.
scusate, no, non era questa la clip, ovviamente ve la facciamo vedere, quello era il parco di Rogoredo, le siringhe, ma guardiamo adesso questa clip, è veramente impressionante. Fate schifo, a mente, fate schifo, a cacciare i pazzini da una scuola. Allora, Don Coluccia, e poi vengo da te direttore, guarda, fate schifo, cioè abbiamo delle persone, la gente che vive in qua, che va dalle guardie e gli urla in faccia, fate schifo. Certo. Cioè, lo Stato ha perso in queste zone, ma com'è possibile? In quella siamo lì nel quadrante sud-est, Quarticciolo, quella clip che voi avete mandato, dove la Polizia di Stato ha eseguito uno sgombro e allora alcuni cittadini impegnati anche nella zona hanno cominciato a reagire come se il problema fosse le forze di polizia, non che questa persona magari ha occupato casa, oppure c'è stato anche, credo, un post del ministro dell'interno, insomma, che spiegava il perché di questo anche sgombro. No, noi in questi quartieri purtroppo della capitale abbiamo sempre lo stesso copione che si ripete. Noi andiamo a Tor Bella Monaca, andiamo a San Basilio, andiamo a Quarticciolo, andiamo a Laurentino Tortotto, possiamo percorrere tutta la città e il copione è sempre uguale: droga, case. Quindi molto spesso chi reagisce, perché ci sono le famiglie fragili, c'è, cioè, chi cerca di ristabilire l'ordine, no, viene trattato non vogliono in questo l'ordine. Modo, e chi reagisce. Andiamo a Quarticciolo questa, cioè, sera, vi faccio vedere, sfido chiunque. No, adesso, guarda, questa sera, Lucia, andiamo a Quarticciolo, detto, vi faccio vedere. Posso abbiamo, dire anche giornalisti importanti come voi, tutti quanti. Abbiamo, andiamo con Don Coluccia. Abbiamo una volta illuminato la zona, ho chiesto all'Atene, se può, penso che siamo ancora nel 2024, insomma, mi sembra un fatto normale che ci sia un po' di luce nel quartiere, no? Quindi questi qui staccavano la corrente dall'interruttore, perché quando loro fanno attività di spaccio, in una di queste dove noi abbiamo visto le forze di polizia lì, che ringraziamo, cosa hanno fatto? Nella scala era un continuo che spacciano in quell'abitazione, in quel palazzo. Allora lì siamo a via Cerignola, siamo a Quarticciolo, è tutto presidiato. Attenzione, c'è un altro tema, oggi come oggi c'è una nuova schiavitù che c'è nella città, e sono questi fratelli tunisini, maghribini, egiziani, che purtroppo molto spesso sono minori non accompagnati, che arrivano minori nelle piazze di spaccio e vengono schiavizzati da chi? Dai clan. E attenzione, per andare a Quarticciolo, nuova manodopera, è nuova manodopera che non pagano, che li garantiscono, e queste persone abbiamo assistito ad accoltellamenti. Ma il fatto più grave è che questa città non si indigna perché normalizza il crimine, non si indigna di vedere che un ragazzo a 27 anni, proprio lì a Quarticciolo, è morto, 27 anni, al di là se fosse un assoltore, è una vita umana, non si indigna più nessuno, e manco la politica, non si indignano più. Allora, neanche la politica, paura. Tovaglieri, poi vengo a te direttore, perché anche la politica, diceva Don Coluccia, non si indigna più? Perché non sono voti? Perché c'è tanto lavoro, tanto soldi e quindi non ci si indigna neanche più? No, io trovo appunto scandaloso questo processo di normalizzazione del crimine, mi riallaccio a quello che diceva Rampini, non perché io sia una frande del protezionismo, ma perché rispetto a alcune tematiche importanti sia anche indispensabile da parte delle istituzioni, delle agenzie formative, una comunicazione rigorosa e determinata. Dire e promuovere la legalizzazione delle droghe leggere rischia di portarci su un piano inclinato, perché spesso il consumo delle droghe leggere diventa l'anticamera del baratro. Quindi anche su questo bisogna porre estrema attenzione quando si parla di queste tematiche, anche a rischio di passare per bacchettoni, perché ormai c'è la dicotomia che il governo, che sta dalla parte di chi rispetta le regole, di chi le fa rispettare e che dice no a qualunque tipo di droga, viene contrapposto di fatto a chi invece è più liberale, anticonformista. Ma io credo che un governo che ha a cuore il destino dei giovani si interessi del lavoro, si interessi dell'istruzione, non gli dica loro promuovete andate liberamente, non lasciamoli soli. Ora però rispetto al tema, ora mi ci vuole qualcuno liberale, non so se siete la liberalizzazione. Posso proporre? Io sono favorevole alla legalizzazione delle droghe leggere, Andrea, ma contemporaneamente penso che la questione deve essere analizzata sia dal lato dell'offerta che dal lato della domanda. Dal lato dell'offerta l'unica risposta possibile è la repressione. Rampini se lo ricorda com'era New York prima di Giuliani e della teoria delle broken windows, cioè se tu normalizzi la microcriminalità, la finestra rotta, la teoria, si arriva a questi estremi, e come diceva giustamente lui, diventa un problema anche elettorale e politico, soprattutto in campagna elettorale per le presidenziali,
perché queste grandi città sono governate ormai da decenni dal Partito Unico Democratico, diciamo, cioè non c'è mai stato ricambio di classe politica, e l'attitudine delle amministrazioni democratiche in queste grandi città è stata questa di laissez-faire e creare le tribù di homeless in mezzo ai centri urbani, San Francisco, Portland, Los Angeles, e la cosa si sta estendendo, arriverà anche in Italia, però poi c'è il lato della domanda, cioè perché i giovani si drogano, e io lì do la colpa ai cattivi maestri dell'Occidente che dicono che l'Occidente è il posto più brutto in cui vivere, quando in realtà stiamo forse nel migliore dei mondi che l'umanità ha attraversato. L'Occidente sta perdendo. Se tu cerchi evasione, sta perdendo la terza guerra mondiale, e sta perdendo anche una guerra culturale, no? Ma questo sì, perché poi, come dice Rampini, ti viene da pensare che il proibizionismo funzioni, di diciamo, nell'Occidente, posso dirlo, e sarebbe il caso veramente di ripetere anche nelle scuole. È perfetto, ma qui non ci può essere un'altra alternativa. Ci fu io ricordo un'uscita che oggi sembra quasi surreale, di Barack Obama era il 2016, mancavano poche settimane alle elezioni di Donald Trump, e Obama disse una cosa che sembra irripetibile oggi, disse: se uno dovesse scegliere in che parte del mondo nascere e in che epoca storica nascere, senza alcun dubbio sceglierebbe di nascere oggi negli Stati Uniti o in Occidente, perché la specie umana non è mai stata così bene. Questo è un messaggio che non si osa dire ai nostri giovani. Anzi, si dice non lo dice nessuno, si dice il contrario. Ma le scuole insegnano che l'Occidente è la cultura più malvagia che ci sia mai stata, che la razza bianca è la più cattiva, crudele, feroce, oppressiva. Indottrinati così, abbiamo allevato una generazione di disperati. Quelli che pensano che c'è l'apocalisse dietro l'angolo. Don Antonio sta ridendo. Scusate, mi interrompo un attimo, poi voglio dare la parola a te, perché sono usciti i dati Istat sull'occupazione. Sì, Andresa, quindi diamo del mese ai telespettatori che ci stanno scrivendo. C'è tanto sgomento per la facilità con cui queste droghe si reperiscono, quindi intanto, insomma, volevo dire che stanno arrivando tante domande, ma nel frattempo, come dicevi tu, Andresa, sono appena arrivati i nuovi dati Istat sull'occupazione. Allora leggiamo insieme. In breve, ad aprile crescono gli occupati in Italia e diminuiscono i disoccupati. La crescita dell'occupazione, 84.000 unità, coinvolge sia i dipendenti, che raggiungono 18.820.000, sia gli autonomi, pari a 5.156.000. Il numero degli occupati, 23.970.000, è superiore di 516.000 unità rispetto ad aprile 2023, quindi buone notizie. Su base mensile il tasso di occupazione sale al 62,3%, mentre quello di disoccupazione scende quasi al 7%. Un dato positivo lo diamo. Ora scusate, faccio una freddura, posso fare una freddura, poi vengo da te. Dai dati dell'occupazione alle occupazioni delle case, Valentina Noseda, scusatemi, ma bruttina, ma ci sta. Quella è casa mia. Siamo a Monteruscello, frazione di Pozzuoli, e questo è l'appartamento in cui vive il signor Rosario. O meglio, dove viveva, perché Rosario insieme alla moglie e alla figlia si sono improvvisamente ritrovati in mezzo alla strada. E il motivo è che la loro casa è stata occupata da un'altra famiglia. Eppure questo è un alloggio comunale e loro sono i legittimi assegnatari. 39 anni in quella casa, con i dovuti certificati di residenza. Voi da quanto eravate assenti da casa? Ma noi ci allontanavamo un po' periodicamente, perché io e mia moglie andavamo a fare delle visite in Lombardia. Un'assenza di qualche mese che ha fornito agli occupanti l'occasione per insediarsi nell'appartamento assegnato a Rosario e a Angela. E adesso dove state dormendo? Adesso dormo a casa di mia cognata. Ma io voglio la mia casa, perché è la mia casa, perché ci devono stare questi intrusi là dentro? E io l'ho detto, fatemi prendere almeno le cose mie affettive, le mie cose personali. Poi dopo esco. Hanno detto di no, non posso entrare. Loro però hanno potuto entrare in casa mia. Salve, volevo farvi qualche domanda, sono della RAI. Si sentono delle voci e dei rumori, ma non risponde nessuno. Gli occupanti a quanto pare si sono chiusi nel silenzio, ma nei giorni scorsi hanno parlato. No. Signora, lei sfonda una porta e in quel momento non c'è nessuno che sia. Ogni casa, io mi allontano di casa e devo avere la paura che voi me ne occupate. Loro dicono che è vero che hanno occupato abusivamente, ma
poiché c'avevano un gancio all'interno di questo palazzo che gli ha detto che queste persone non c'erano, non da adesso ma da parecchio tempo, loro si sono presi la casa. Quindi la richiesta vostra è una sola, loro escono e rientrano quelli che sono i legittimi assegnatari e voi decidete il comune quali sono le scelte migliori da fare. L'unica cosa che non si può fare è dare l'idea che io scelgo un appartamento con un gancio, che casomai ho pure pagato, e mi prendo la casa che non mi spetta. Un meccanismo che non cambia se da Napoli ci spostiamo a Roma, la città che detiene la gran parte della torta del racket delle occupazioni abusive in Italia. È qui che incontriamo questo ragazzo che fa affari con chi ha bisogno di un tetto. È tranquillo, non è trattato. Ma se tu ti metti d'accordo con qualcosa tu faccio noi. A me dovrebbe arrivare l'accordo perché io trovo una clienta. Con il suo aiuto fisso un appuntamento con una seconda persona per vedere la casa popolare e per prendere accordi sulla vendita. Dovevo ancora andare a fare un paio di cose, però le posso andare. Ed eccomi nell'appartamento, ad aspettarmi, sono in tre. La mia amore è come che ne sa, che va ancora. Ma come stai per fare, ragazzi? La mia ragazza è tua. Prezzo, altri 5, poi ti rovo. Ma di là, che fai con tu? Le 500 ne ho, però sappi che la vostra è solo. Io non mi ha arrivato una massa, tutto. Allora, Don Colucci, io vengo da lei, cioè, e vengo da tutti voi, anche voi state a casa, cioè uno ha un'assegnazione di una casa popolare, esce, questa signora andava anche a curarsi a Milano, purtroppo aveva dei problemi, torni e la trovi occupata, e ti arrangi, stai, rimani fuori, ma com'è possibile? Poi se viene occupata da persone che hanno minori, non c'è modo di mandarli via, oltre a tutto il racket criminale che vendono le case. Don Antonio, lei lo conosce bene questa situazione? Sì. Nella città è un tema diffuso, insomma, basta andare laddove ci sono le case popolari e si vede che le persone stesse te lo dicono, no? Io mi ricordo una volta ho ascoltato una persona che addirittura gli hanno venduto casa per 5.000 euro, quindi poi dopo due mesi gli hanno incominciato a dire guarda è poco, ci devi pagare l'affitto, poi dopo gli hanno fatto firmare delle cambiali, insomma, perché questa persona aveva bisogno di comprare delle cose per i figli, quindi sempre chi pagano sono i poveri. In questo caso chi ha pagato è una famiglia povera. Ricordo che questa famiglia era andata anche a vivere in un bar di fortuna abbandonato lì, in condizioni che la moglie anche aveva anche un tumore. Dico, non è possibile accettare tutto questo. Quindi li abbiamo chiaramente aiutati. Ma per dire, questo accade anche nella città. È un copione che si ripete sempre e che comunque sia questa occupazione delle case da parte anche dell'ente ATER o Roma Capitale, ERP, è un problema perché è legato anche ad alcuni clan sui territori che gestiscono, perché quando parliamo di narcotraffico della droga dobbiamo legare sempre le case, perché loro hanno le mani sulle case, perché ma la casa... è possibile che queste case... Il problema è che c'è un'omertà spaventosa, che quando le persone le chiami poi a reagire, a parlare, giustamente, comprendo che c'è la paura, l'abbiamo visto anche questa mattina anche lì, no? Dove stanno loro lì, nel servizio Villaggio Falcone, c'è un murales, quelli sono due ragazzi che sono morti, che non ci sono più. Allora, come dire, le persone hanno paura, perché in questo territorio, vivere in questi territori non è facile. E le persone dicono, dopo qui ci siamo noi, e loro purtroppo hanno la metodologia della violenza. Ma è questo che colpisce, cioè non è un caso isolato, non è il piccolo truffatore o piccolo violento, è un racket, è un sistema di organizzazione. È un sistema organizzato. Onorevole Tovaglieri, però qui ci dovete mettere mano, cioè io credo tutta la politica, non è una questione che la sicurezza è di destra, di sinistra, cioè qui ci dovete mettere mano pesantemente. Cioè noi non possiamo permettere a persone di avere paura di vivere a casa loro oppure di uscire di casa. Chiedo scusa, ci sono interi palazzi a Roma che sono occupati. Si sa, sì. Quindi voglio dire, ci sono, basta andare a Quarticciolo, basta da qualche altra zona di Roma, anche al centro, anche palazzi al centro di Roma, occupati. Allora, l'occupazione è reato. Poi se ci sono famiglie, come dire, bisognose, vulnerabili, non le dobbiamo aiutare, le dobbiamo stare accanto e le politiche sociali devono trovare soluzioni. Ma non può passare che il messaggio dell'occupazione, tra l'altro reato, che sì, ecco perché parlo di normalizzazione. Ma che vuoi che? Ma scusate, ma qui abbiamo persone che hanno i SUV.
Ci sono persone che hanno macchine di 200.000 euro, rigorosamente a noleggio. Mettiamo il redditometro qua, cioè, voglio dire. Onorevole Tovaglieri, mi scusi, però lei è l'unica politica, per cui tocca a lei, mi dispiace. Però qui, anche no, perché guardi, sono anni e anni e anni di malagestio, per cui lui, poi il piano casa, voi tenete molto alla casa, il tema abitativo è fondamentale. Era il piano Fanfani casa, non gli anni 50. Cioè, come si può andare avanti così? Sicuramente c'è un tema di emergenza abitativa, però io posso permettermi, anche perché faccio questo di mestiere, c'è anche un tema di interpretazione eccessivamente buonista nei confronti delle norme che regolano gli sgomberi, perché le norme ci sono, ma ormai si è portati ad avere una tutela esasperata. Ora ci siete voi al governo. Non le interpretiamo noi le leggi. Però insomma potete intervenire. Penso che noi, le leggi ci sono che consentirebbero gli sgomberi, se vogliamo anche intensificarle facciamolo. Il problema reale è che poi però devono essere applicate senza se e senza ma, perché ci sono stati anche casi di occupazione abusive dove le istituzioni si sono mosse tempestivamente, ma di fatto si ritrovavano con le mani legate perché nessuno si assumeva la responsabilità di autorizzare lo sgombero di persone che magari avevano all'interno dei minori. E concludo dicendo che questo si ripercuote anche poi nel mondo normale, non delle occupazioni, dove di fatto ormai nessuno vuole più mettere in affitto un immobile, perché è sufficiente pagare una rata di affitto e poi non pagarla più, e questo equivale ad un'occupazione abusiva. Nessuno riesce a sgomberare, questo, quindi poi questo comporta un caro affitti alle stelle, che a pagarlo sono i cittadini per bene. Allora Andrea, a me sembra anche sia un tema in generale che la politica per tanti anni non ci ha messo mano, forse non porta voti. Il tema affitti e... Ora a prescindere dal tema affitti, qui siamo Ma più in generale, secondo me è proprio il tema vero è quello del rispetto del diritto di proprietà, cioè quando il diritto di proprietà viene vilipeso anche ad altissimo livello, queste sono le conseguenze. Allora, una battuta, Ilenia, una battuta. Ce la facciamo? Non mi guardate male, ma è da un minuto. No, Margherita. Sì. Allora, Margherita, no, Ilenia, scusa, mi fanno gestacci, Margherita. Una domanda al volo. Carolina, 39 anni da Foggia, sono appena diventata mamma per la prima volta e vi chiedo, ma qualcuno nelle scuole fa informazione sui danni che fanno queste droghe? È possibile pensare di istituire nelle ore di formazione, oppure dobbiamo rassegnarci a lasciare i nostri figli abbandonati a loro stessi? Ci scrive una mamma preoccupata. Vabbè, una mamma preoccupata, come diceva Don Coluccia, le scuole è fondamentale. Io chiedo scusa intanto alla dottoressa Pachini, che non abbiamo più avuto tempo, ve la ringrazio tanto, Ilenia, Luca Colantoni, tutti i nostri ospiti, ovviamente, e soprattutto posso ringraziare Don Coluccia, che vive con la scorta, per il lavoro straordinario che fa tutti i giorni. Grazie davvero Don Coluccia, noi ci vediamo domani, Restart, l'Italia ricomincia da te. Restart, restart.